A che punto sono i sindacati? Perché ne abbiamo bisogno? Si prendono cura solo di se stessi? Alcune persone sono pronte a criticare. Questo 2018 sono 180 anni da quando un disastro minerario qui nello Yorkshire ha ucciso 26 bambini, 15 ragazzi, il più giovane di 7 anni, e 11 ragazze, con la più giovane di 8 anni. La realtà è che senza i sindacati che lottano per condizioni migliori, la vita della gente, della classe lavoratrice, non sarebbe cambiata in meglio. Se dovessi tornare indietro di 150 anni e dire alle madri e ai padri di quei bambini uccisi che i sindacati avrebbero combattuto in futuro in modo che i bambini avessero accesso all'istruzione, piuttosto che essere costretti a scendere in una miniera di carbone, e che ci fosse un servizio sanitario che si prendesse cura delle persone in base al bisogno e non al profitto, e che il ritiro dall'attività lavorativa fosse con una pensione, probabilmente direbbero che la realtà qui sul pianeta Terra era qualcosa di molto diverso. Come sindacalisti comprendiamo il significato della solidarietà e cosa significa per noi come individui quando i progressi sono fatti per conto della classe lavoratrice. Comprendiamo la necessità dei sindacati, sappiamo perché ne abbiamo bisogno e sappiamo che non ci siamo dentro per noi stessi. La società dovrebbe essere giudicata per come tratti i giovani e gli anziani. I giovani dovrebbero avere accesso all'istruzione e i vecchi dovrebbero avere la dignità che meritano. Nell'industria mineraria del carbone siamo orgogliosi di aver fornito istruzione e formazione che hanno contribuito a sviluppare un'industria intrinsecamente pericolosa in una delle più sicure. Sappiamo che il cambiamento è una costante e sappiamo che dobbiamo muoverci con le condizioni che esistono. Abbiamo speranze e aspirazioni che tutte le persone che vivono su questo pianeta avranno accesso a acqua fresca, cibo, riparo e dalla nostra sopravvivenza proviamo a costruire un mondo migliore per tutti. È importante guardare la nostra storia e non giudicare una situazione senza considerare come influenzerà le persone. Quello che facciamo è nell'interesse dei nostri membri e della comunità. I nostri sforzi devono essere per migliorare e cercare di rendere la vita migliore per le generazioni future. Mentre scrivo, nel 2018 ci sono grandi preoccupazioni per tutti noi. Mentre il sistema della proprietà privata sta collassando e il debito sta andando fuori controllo, il mondo sta cambiando con sempre maggiore velocità. Guardando indietro nella storia, non penso che possiamo mettere una data specifica in cui i vari imperi sono crollati, ma la cosa certa è che sono le persone della classe operaia a soffrire maggiormente. Ogni volta che c'è una crisi sono gli operai a dover pagare, non quelli che hanno causato la crisi. Nel Regno Unito abbiamo avuto salari compressi al punto per chi lavora ha difficoltà a mettere il cibo a tavola e fa affidamento sulla carità delle banche del cibo. Il governo dice che è necessaria l'austerity per riequilibrare i bilanci. La realtà è che il debito è tale che in questo sistema i bilanci non potranno mai essere riequilibrati. Sempre la soluzione a breve termine è dare colpa a qualcun altro per i problemi, cosa che distoglie l'attenzione da coloro che hanno causato il problema. Questo è il punto in cui ci troviamo oggi. Dobbiamo imparare dal passato per non ripetere errori e, cosa più importante, cercare una soluzione che sia nell'interesse di tutti noi. L'industria delle miniere di carbone nel Regno Unito è quasi del tutto cancellata e le luci sono accese sul carbone importato da altri paesi. Siamo sempre stati preoccupati per il nostro ambiente e abbiamo sempre affermato che il carbone può essere utilizzato in modi che non danneggiano l'ambiente. Non conosco nessun altro carburante che si può mettere in bocca e anche ingoiare e non avere effetti dannosi sulla tua salute. Sono passati quasi 3 anni dalla chiusura dell'ultima grande miniera di carbone, ma il lavoro del sindacato rimane. Abbiamo ancora molte piccole miniere, abbiamo ancora un servizio di soccorso per le mine e ci sono oltre 150.000 persone ancora in vita che hanno lavorato nell'industria del carbone e hanno bisogno che il sindacato le aiuti sulle pensioni, sul carburante e sugli infortuni sul lavoro. Il sindacato si è battuto per introdurre un regime pensionistico che aiuterebbe i nostri pensionati ad avere dignità in età avanzata. I fondi del regime pensionistico venivano pagati con la retribuzione dei minatori e pagati dai datori di lavoro grazie ai negoziati con il sindacato, come parte dei nostri termini e condizioni di lavoro. I soldi per le pensioni dei minatori
Eppure vari governi hanno saccheggiato le pensioni dei minatori e preso fondi per fornire una garanzia sproporzionata rispetto al rischio. Il sindacato rimane attivo nella campagna per fare in modo che i soldi guadagnati duramente dai minatori siano usati per pagare le pensioni e non i governi. Non siamo contrari al pagamento della nostra quota, lo abbiamo fatto con le tasse e le assicurazioni nazionali, ma le nostre pensioni sono già state guadagnate. I nostri nonni e le nostre nonne sapevano che l'unità è una forza e che l'unità si applica a tutti i lavoratori in qualsiasi paese in cui vivi. Un lavoratore nel Regno Unito è uguale a un lavoratore in Italia o in qualsiasi altro paese. Il voto nel Regno Unito per lasciare l'Unione Europea è visto da alcuni come un indebolimento dell'Unione. Altri dicono che l'Unione Europea è interessata più al controllo dei padroni che ai lavoratori e quindi l'unità viene rafforzata rimuovendo una barriera. Qualunque sia l'opinione sull'Unione Europea, resta il fatto che la stragrande maggioranza delle persone appartiene alla classe lavoratrice e la nostra unità è essenziale per la pace e la prosperità. Il Partito Laburista nel Regno Unito, fondato dai sindacati, è guidato da una persona orgogliosa di essere un sindacalista. Ciò che sento è per il meglio e lo slogan per molti, non per pochi, sembra risuonare molto meglio se detto da un leader che ci crede. Ma, e questa è una cosa di cui tutti dobbiamo guardarci, l'ascesa di coloro con tendenze fasciste che cercano di usare gli effetti del collasso del capitalismo per il reclutamento ai propri figli rappresenta un pericolo per tutti i popoli. Coloro che cercano una soluzione rapida senza cercare di capire il problema seguono obiettivi troppo facili che non sono da biasimare. I sindacalisti difenderanno sempre coloro che sono sotto attacco, e ciò include le persone che vengono attaccate a causa della loro etnia o sessualità. Qualsiasi indebolimento dei sindacati attraverso la legislazione del governo serve solo a ridurre la capacità della classe operaia di difendersi. Ci sono molti aspetti positivi. La maggior parte dei giovani è più istruita e ha una comunicazione migliore. Può vedere più chiaramente attraverso i media distorti e non sono così facili da imbrogliare. Le principali città del mondo sono più cosmopolite di prima. La rilevanza dei sindacati è ancora importante e i sindacati si stanno muovendo con i tempi. L'aumento dei contratti a breve e a zero ore ha significato che i più giovani devono imparare dalla lotta ciò che possono ottenere. Ci sono stati scontri con giganti del fast food come McDonald's che sarebbero stati impensabili anni fa, ma questi scontri hanno giovani in prima linea, che è una cosa positiva. I giovani sono disposti a manifestare a migliaia contro l'ingiustizia ed è stato bello vedere così tanti giovani al Gala dei minatori di Durham di quest'anno, molti dei quali non erano ancora nati all'epoca dello sciopero dei minatori dell'84-85. Minatori in pensione ed ex minatori stanno ancora combattendo per proteggere le loro pensioni. Con molti vantaggi che sono sotto attacco, le persone si stanno unendo per combattere per loro e aiutare coloro che hanno bisogno di essere rappresentati. Il Servizio Sanitario Nazionale nel Regno Unito è qualcosa che tutti vogliamo mantenere e c'è una battaglia costante per fermare la sua privatizzazione. L'esperienza del capitalismo di libero mercato e la privatizzazione hanno visto un catalogo di disastri nel Regno Unito, dalla ferrovia alle comunicazioni, dall'acqua al carbone all'acciaio, nient'altro che un disastro. Il sistema bancario è pieno di corruzione che tutti dobbiamo pagare ed è qualcosa su cui dobbiamo fare attenzione, smettendo di rimborsare i loro debiti di gioco. Il sistema è rotto, non è adatto allo scopo. Sappiamo che non ci sono bacchette magiche, ma sappiamo che quando le persone della classe lavoratrice si riuniscono è possibile trovare una soluzione a beneficio dei molti e non dei pochi. Spero che tu sia riuscito a leggere fino a questo punto. Sai, man mano che invecchiamo tendiamo a ripetersi. Quindi grazie per esserti preso il disturbo e il tempo per leggere. Concludo con saluti di solidarietà a voi e a tutti i vostri membri. Condivido con voi il motto del Sindacato Nazionale dei Minatori: The past we inherit, the future we build. Il passato che ereditiamo, il futuro che costruiamo. Sappiamo come sindacalisti che unity is strength, l'unità è la forza. Saluti nell'unità, Chris Kitchen, segretario del Sindacato Nazionale dei Minatori. Grazie.